del nostro dolore che da quella notte di 13 anni fa ci fa sentire parte di qualcosa di più grande, nel ricordo di una tragedia che ci ha privato di troppe vite, ma che ci ha consegnato la responsabilità dei loro sogni. Un abbraccio corale che racchiude la speranza di una comunità che non sa cosa significa arrendersi. Sono passati 13 anni dalla notte del 6 aprile 2009, quando alle 3:32 una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 distrusse L'Aquila e 56 comuni vicini e uccise 309 persone. Dopo 2 anni di interruzione a causa dell'emergenza Covid, L'Aquila e gli aquilani non possono e non vogliono dimenticare. Purtroppo però proprio il Covid si è portata via l'anima del comitato dei familiari, Antonietta Centofanti. A ricordarla, Vincenzo Vittorini, il quale ha sottolineato l'importanza del ritorno della fiaccolata, ma anche del fatto di avere finalmente il Parco della Memoria, che non è un luogo di dolore, ha detto, ma di ricordo. 1200 le fiaccole lungo i circa 1700 metri del percorso partito da via 20 settembre, passando davanti alla casa dello studente. Il corteo è arrivato, per la prima volta, fino al Parco della Memoria. Tra i partecipanti il presidente della regione Marco Marsiglio, del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini. Presente anche il presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto. Le mascherine hanno nascosto i volti, ma non la commozione di chi quella notte l'ha vissuta. Al corteo, insieme alle foto delle persone morte sotto le macerie, hanno sventolato le bandiere della pace e bandiere dell'Ucraina. Un dolore, quello della nostra regione, che si è unito quest'anno a quello del popolo ucraino, appunto, rappresentato dagli atleti della Nazionale Ciclisti. Sono stati proprio loro, infatti, ad accendere il braciere prima della lettura dei nomi. Centi, Ludovica. Bassamonti, Fabiana, Andrea. Cora, Antonella. Massimino, Patrizia. Corridore, Rocco. Costantini, Luigia. Dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, alle 3:32 dal campanile hanno risuonato 309 rintocchi e un fascio di luce azzurra è stato proiettato nel cielo. In 13 anni tante cose sono cambiate. 3/4 dei palazzi privati distrutti sono stati ricostruiti, più sicuri di prima. Il centro storico inizia a rivivere grazie a tante attività che hanno scelto di riaprire i battenti, anche se la maggior parte degli edifici è ancora disabitata per effetto della crisi e della pandemia.